preparo niente, guarda che bella copa. No, e metti sul canale 219, vediamo. Anche su 80, ci siamo anche sull'85. Vabbè, signore e signori, buonasera, benvenuti in diretta. Ritorniamo questa sera dopo il dirigente scolastico Antonio Iaconiani del liceo Bernardino Telesio e il nostro amico il professor Antonello Lombardo. Ritorniamo con i ragazzi che sono a Dublino, i ragazzi sono a Parigi. Un saluto a tutti voi, ormai seguite la trasmissione sui social e sul sito. Un abbraccio a tutti voi. Entrate in collegamento diretto con il graffiatore. La trasmissione verrà ogni sera, ricordiamo dal martedì al venerdì, sui canali 2 e 19, il canale 85, e il canale, cioè, tutti i canali. Siamo tutti in diretta dappertutto. Dove 6 e 35, mi dicono anche il 6 e 35. Bene, siamo su tutti i canali possibili e immaginabili, su Facebook, sul sito. Siamo, chi non vuole vederci non ci vede, ma del resto è meglio così. Allora, lo vedete inquadrato qui, ci sono anch'io, lo vedete inquadrato qui, c'è Marco Ambrogio che è consigliere comunale al comune di Cosenza, consigliere provinciale, pure tu un fissì però, consigliere provinciale, consigliere comunale, presidente, consigliere ANCI nazionale, presidente dei giovani dell'ANCI Calabria, insomma voglio dire, tutti questi titoli, comunque complimenti per i titoli. Sì. Complimenti per il figlio, c'è stata anche Rosaria la scorsa 2 o 3 settimane fa, un mesetto fa, insomma, e Sì. Anzi, quindi abbiamo fatto gli auguri anche a lei e gli auguri vanno anche a te, insomma. ne Come stai? approfitto per salutarle. Saluto Rosaria, saluto le mie due bimbe, Francesca e Sofia, e Antonio, che è l'ultimo arrivato Vabbè, di l'ultimo casa. arrivato, il gemellino, ormai sono gemelle, insomma, Sì, uno sì, dice sì, sì. gemelline, ma sono piccoline, ma sono già grandi, insomma, Otto uno, anni, 8 anni, il tempo tempo passa. vola, tempo vola, il tempo passa. Allora, benvenuto in diretta, anzi, Ben benvenuto al trovato. sud. A proposito di sto, resta al sud, chi è sto resta al sud? Ho visto che ti stai impegnando, resta al sud, No, ma qua non ci vuole stare nessuno, Marco, però, adesso al eh. sud è una manovra importante, una misura importante che Invitalia ha messo in campo per i giovani del Mezzogiorno, gli under 35, anzi Sì. under 36, per l'autoimpiego. È una misura importante che noi come provincia abbiamo ripreso e abbiamo fatto degli sportelli, abbiamo fatto delle convenzioni con i nostri centri per l'impiego per dare l'opportunità ai giovani calabresi, ma soprattutto ai giovani della provincia di Cosenza che non avessero la possibilità di andare e reperire anche informazioni, oppure coloro i quali mettono in campo proprio la pratica di accesso al credito, di poter recarsi nei centri per gli impieghi e presso la sede centrale della provincia e trovare delle persone in grado, dei professionisti seri che possono dargli supporto per Detto fino a cornende nuove per poter iniziative accedere in al campo con nuove. campo dei servizi. Soprattutto quei servizi turistici che, per essere servizi alla persona, che vanno tanto e che nella nostra regione ancora però sono molto Su carenti. fermi, eh. Però ecco, questo l'assessore al turismo dovrebbe dare anche una scossa a questo importante, diciamo, progetto e questi bandi che ci sono. L'assessore al turismo che fa della regione? Chi è Non l'assessore al turismo? penso ci sia assessore al turismo della Ah, non Regione c'è. Calabria, non so, si vocifera, sento dire Ah, non c'è l'assessore al turismo? ultimamente, no, ma non c'è da un bel Mamma, po', non lo sapevo insomma. questa. Non E la notizia questa, veramente stai dicendo che non c'è l'assessore al turismo? c'è l'assessore al turismo, 800 Come? chilometri di costa e Come hanno manca trovato un l'assessore assessore al al turismo. turismo? Vabbè, ma è sempre dell'area tua. Ricordiamo che Marco è capogruppo anche al comune alla provincia del PD, no? Sì, Ma sto governo non è un c'è Oliverio di centro-sinistra, scusatemi. assolutamente c'è, ma quando C'è, ma non si vede, uno no, dice. C'è. questo bisogna essere obiettivi sulle cose. Io penso che, senza entrare nel merito, penso che la Calabria necessiti di un assessore regionale al turismo, proprio perché
Ritengo, sono convinto che il turismo in Calabria possa essere il maggior volano, possa E servire allora, a guarda, far visto che rinascere e ripartire la Calabria. abbiamo aperto questa parentesi, io do la possibilità a tutti voi, visto che siamo in diretta e non prepariamo niente, se volete intervenire lo potete fare 0984 25 525, questo è il numero per partecipare in diretta al graffiatore, e apriamo questo, se siete, cosa volete dire in merito? Oh, vedi che non c'è nemmeno quella all'agricoltura, mi hanno detto, eh. E non c'è nemmeno quella al lavoro, Marco, non c'è nemmeno quella alla Al sanità. lavoro non c'è da poco, perché è Sì, stata. è stata messa, diciamo, in panchina alla Rocisano. Ma come la vedete sta cosa? Cioè, io ti chiedo, ecco, da Io, esponente politico, ripeto, cioè, io voglio dire. ritengo che la Calabria possa e debba vivere di turismo e di agricoltura. Dispiace che non ci siano degli assessori a ramo, anzi nel caso dell'agricoltura mi pare che è C'è anche una del turismo, delega, ci sono sì. Delle dei deleghe. consiglieri delegati, ma io penso che Che un l'ho avuto assessore qui, è con stato Mauro queste. D'Agri qua, Sì, ospite, Mauro è sì. amico mio, tra l'altro sta Sì. lavorando anche bene, però penso che un settore così nevralgico, anzi due settori così nevralgici per la nostra regione, non possono essere sottodimensionati e quindi non penso che debbano essere così bistrattati. Quindi anzi ne approfitto per lanciare un appello al governatore Oliverio di farsi carico perché pare che prossimamente ci sarà una nuova giunta, mi auguro che la Calabria possa finalmente avere due assessori, turismo e agricoltura, proprio perché c'è bisogno di una svolta al più presto, ma c'è bisogno soprattutto di snellire l'apparato burocratico della regione perché altrimenti non, ci sono tanti bandi messi in cantiere ma non riesce a partire nessuno, proprio per a volte, proprio magari anche per la mancanza di un assessore che segue, perché poi un presidente di regione, un presidente di provincia, penso che o il sindaco stesso sono delle figure molto spesso, troppo spesso oberate di lavoro, quindi non riescono a seguire direttamente e forse è anche giusto che non seguano direttamente determinati settori. Allora la figura dell'assessore deve sopperire a questa Certo. mancanza, quindi è importante che vengano nominati gli assessori a ramo. Pronti a dare lo slancio giusto, il supporto giusto anche agli uffici e all'apparato burocratico. Noi ce l'auguriamo, però doveva essere veramente il volano di questa regione, il turismo e l'agricoltura, però pare che così non è. Ma parlavi prima di accesso al credito, noi abbiamo sentito anche Garanzie Giovani che poi è andato a finire in quel modo. Adesso con questo bando resta al sud, ma poi l'accesso al credito rimane quello che No, è. questo è il vero Fabio, devo dire che noi tra l'altro come ANCI abbiamo seguito Resto al Sud proprio a Napoli nella convention con i due ministri, sia col ministro Martina che col ministro De Vincenti e il direttore generale Arcuri è Sì. stato molto chiaro, questa volta hanno semplificato il tutto perché l'accesso al credito viene garantito da una banca, Hanno trovato una se banca, non erro il Mediocredito finalmente. Centrale che presta proprio le Finalmente. fideiussioni, quindi non c'è da anticipare nulla. Tra l'altro il 35% è a fondo perduto, il restante 65% è a tasso zero e si inizia a pagare Allora, dopo 3 anni. Marco, allora io lo so perché ci sono state anche delle trasmissioni che abbiamo dedicato appunto a questo accesso al credito, parlavo di Fincalabra, molti che hanno realizzato progetti con la regione sono rimasti bloccati, sono rimasti fermi, altri non hanno concluso. Perché? Perché un giovane che si avvia a un'attività, sì, ti dà il 70% a fondo perduto, ma l'altro 30% non te lo dà nessuno. Quindi se un progetto è di 100.000 euro, va bene, 30.000 euro tu li devi mettere sul piatto. Qualsiasi giovane che entra in una banca e chiede 30.000 Sì. E euro lo cacciano a calci nel sedere. Perché adesso vedi qual è non il. è così, con Resto al Sud invece ti danno tutto loro, è Speriamo. coperto al 100%, l'unica cosa è che bisogna restituire in 8 anni il 65% che è a tasso zero. Quindi queste che attività Queste possono sono attività di servizi, quindi servire? servizi turistici, servizi alla persona, ma anche industria agricola.
agricoltura addirittura c'è una manovra che è parallela a questa, una misura parallela a questa che si chiama Banca della Terra, dove i comuni, noi stiamo sensibilizzando come ANCI tutti i comuni della Calabria. Ma c'è qualcuno che li segue? Ecco, tu pigli un comune sperduto, non facciamo nome perché cioè fanno comune sperduto, poi mi chiama, cioè, come se, per me si dica siamo un comune sperduto, un comune, diciamo, un piccolo comune. Ma ti assicuro che le difficoltà sono che praticamente non c'è nessuno che segue queste, perché è un comune, che figurati che lì tu va, uno ci ha detto che va a seguire i bandi della regione Calabria, che punta, innanzitutto trovarli, informazione non ce n'è, qualcuno mi scriveva ieri, diceva ah, Fabio ma non c'è, pure per buttare, no, ci faccio un esempio, per buttare alla Patrizia, dice uno non sa come deve fare perché non sanno un numero verde di Ecologia Oggi, faccio un esempio, no? Certo. Però voglio dire, l'informazione è importante. Assolutamente. Voi dovete essere sui territori, no? Noi abbiamo... anche come ANCI dovete battere i pugni, cioè, fate... ma pure questa regione Calabria facesse una campagna pubblicitaria importante, imponente. Guarda, sulla carta stampata, sulle radio, sulle televisioni, non solo le televisioni amiche, però a tutti quanti, tutti, uno poco, a tutti quanti date la possibilità di programmare questi spot, dice, Oliver, supporto... se no sempre quelli, poi pare proprio quello, ti dice ah, ma tu perché a quelli e non a quelli, quindi tutti, capito? Quindi, vabbè. No, a supporto di quanto affermi tu, per esempio ti dico che proprio è di ieri notizia fresca, sì. Per esempio il sindaco di Parenti, che saluto, Donatella Deposito, cosa ha fatto? Insieme all'ANCI hanno fatto un seminario informativo nel comune di Parenti proprio per informare la cittadinanza. Come si chiama il sindaco? Donatella Deposito, è il sindaco Deposito. Deposito di Parenti, per dire ma come lei tanti altri sindaci stanno insieme con l'ausilio di ANCI, stanno cercando di divulgare, perché ti dico una cosa, noi in commissione welfare a Roma, per esempio, per quando c'era welfare pure, ancora esiste il welfare, sì. Allora, abbiamo approvato il REI, che è il reddito di inclusione, sì. Per quanto riguarda il SIA, che era il sistema di inclusione attiva, prima sì. Praticamente il 65% degli aventi diritto non ne aveva fatto richiesta, addirittura, perché non erano a conoscenza. Allora c'è una telefonata, apriamo le linee, diamo la possibilità a voi di intervenire, le 20:20 in questo preciso istante, minuto più, minuto meno, perché io sto orologio va un po' avanti, io le sono le 20:20, le 20 giusto, e 20, preciso. Preciso. Chi abbiamo in linea? Pronto? Buonasera, sono Luigi Cosentino. Buonasera, il fochista, benvenuto in diretta. Mi ero addormentato perché sono quasi a 10:15, dobbiamo aprire la discussione, no? Dobbiamo aprire la discussione. Mi ero un po' addormentato, mi sono svegliato perché ho visto Marco, che lo saluto cordialmente. Ciao Luigi. Come stava parlando di cose molto interessanti per quanto riguarda questo. Iniziativa dell'ANCI, mi auguro che poi queste cose si concretizzino e mancano sempre scatole vuote come è stato nel passato. No, niente, io volevo dire a Marco che state parlando pure della regione, mi pare, sì. Credo che la regione non sta attrezzando bellissimo con la guida di Olivelli, perché secondo me il PD, secondo me, posso pure sbagliarmi, ma questa competizione a mio parere avrà una forte flessione, quindi parla più lontano dal telefono, Luigi, no? Non riesce a scandire bene la voce, parla un po' più lontano dal telefono e alza un po' la voce. Prego. Bisogna allontanare, così va bene? Va benissimo, prego. Quindi un PD che vedo molto molto debole e a volte, secondo me, di vecchi dirigenti che ancora riescono a dettare la legge nel tuo partito. Io certe volte ammiro i tuoi interventi, io voglio smuovere qualche cosa, ma secondo me sei anche tu un pochettino isolato e poi secondo me hai davanti questi pachidermi della politica che non riescono ad andarsene a casa. Niente, io a prescindere dalla regione vedo che non ha fatto niente per il turismo come non ha fatto niente per l'agricoltura, sono due settori importanti per la crescita economica della nostra regione che invece sono allo stato veramente zero, cioè non hanno fatto niente di concreto, specialmente per quanto riguarda l'agricoltura, ma pure per il turismo. Comunque, per me è un bello pietoso sulla regione, perché io penso che Oliverio sia stato non un buon governatore. Volevo, prima di tutto, sollevarti una domanda: come fai a coesistere a casa tua tra maggioranza e minoranza? Cioè, tu ti trovi la tua compagna che è nella maggioranza e tu nella minoranza di questo comune, a guida Acciuto, che io sono di quelli che muove delle critiche, sempre critiche, secondo me, senza offendere nessuno, ma è vero che è un comune che purtroppo
attualmente vivo un momento particolare, io leggevo degli atti in giudizio che stanno arrivando al giudizio, che stanno arrivando al comune, che sono una miriade, cioè tante cose confusione. Stamattina leggevo sulla stampa della povertà che c'è in questa città, il merito va a Padre Ferrero e gli altri due che hanno questa grande volontà di assistere queste persone, la disoccupazione giovanile che ha toccato livelli altissimi, insomma. Poi c'è una città che secondo me è prigione del traffico, una città dove si tende a fare le piazze e non si risolvono i problemi essenziali e primari, cioè l'acqua nelle case, le strade piene di buche, le periferie abbandonate, il centro storico che crolla. E poi leggo l'ultima polemica su questo balletto di meriti di questi 90 milioni che dovrebbero arrivare per le 9. Io dico che se fosse vero è una bellissima iniziativa, però sono 9 milioni positivo. Luigi, è vero, dico questa arrivo di 90 milioni. 9 milioni ha detto solo lui, non sono 90. 9 milioni, no. C'è uno zero in più, c'è uno messo sì, uno zero. No, perché oggi leggevo a Oliverio che invece dichiarava che sono 90 milioni, no, che sono stati destinati al recupero del centro storico di Cosenza. Ma a prescindere di 9, speriamo, 99, certo. Il problema è che litigare sul centro storico tra Oliverio e Occiuto mi sembra una stupidità. Bisogna risolvere il problema del centro storico. Le liti facciamo fuori da questa situazione, il centro storico veramente vive un momento bruttissimo, quindi io vedo però, ecco questo te lo voglio dire Marco, un'opposizione molto 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 soft tal come ricordo, non vedo un'opposizione forte nei confronti di questa amministrazione, anche perché mi pare che il tuo collega Guccione ha sollevato dei problemi molto gravi al comune di Potenza, quindi penso che sia una posizione un po' seduta, un po' che aspetta, cioè invece credo che quando uno viene eletto che deve tutelare gli interessi dei cittadini, ma a prescindere del bene o del male che può fare o più, io credo che deve essere una posizione rigida, deve vigilare e deve cercare poi di dare risposte ai cittadini. Quindi io ti saluto e ti auguro di combattere in questo PD, perché su PD secondo me si sta veramente andando verso la sconfitta più brutta. Io, se dovesse essere così come penso io, penso che sarà grave per un PD che il Calabria dovrà essere invece forte proprio perché avrete guadagnato la regione Calabria dopo la sciagurata gestione del centro-destra, perché la regione aveva lasciato un sacco di cose. Allora no, Luigi, loro si alternano, Luigi, si alternano. Ti auguro una battaglia più forte, anche perché tu sai benissimo, a torto che ti ho pure citato in privato dei problemi che ci stanno a Cosenza, quindi che sono molto importanti, ma nessuno poi ha coraggio di farlo, perché noi abbiamo l'opposizione, quindi ti auguro comunque tutti i casi, tu sei un giovane, cerchiamo di dare spazio ai giovani, mandare a casa questi vecchi del PD che hanno fatto soltanto danni, ok? L'abbraccio e ti auguro tra la maggioranza che è a casa, la maggioranza che fa in comune di trovare un mondo di equilibrio, ti abbraccio con affetto, ok? Ciao. Grazie ciao, Luigi, ciao. Un abbraccio. Allora, prima di tutto dobbiamo dire che non è la tua compagna ma è tua moglie, quindi ecco, giusto per dare a Cesare che di Cesare, no? La moglie, la salutiamo, Rosario, abbiamo detto prima, cosa vogliamo rispondere a lui? Ho preso appunti perché intanto Luigi è una persona per bene perché è sempre critico, ma è critico, un critico corretto, cioè solleva dei problemi, lui anche in privato a me spesso mi sollecita alcune problematiche, poi sono problematiche reali che la città vive. Voglio partire dalla cosa che mi sta più a cuore, che è il partito a cui appartengo. Luigi dice il PD, se io mi auguro che il PD possa andare bene in questa tornata elettorale, ma devo dire che la classe dirigente regionale ha fatto in modo che con molta difficoltà si possa votare il PD, cioè hanno fatto in modo che questo partito non cioè hanno detto con le candidature che hanno messo in campo, hanno detto alle persone di non votarlo, quindi noi ci spenderemo fino all'ultimo giorno perché quando si è dirigente si può essere critici, però poi c'è l'ordine di scuderia, cioè bisogna supportarlo il partito, però da giorno 5 in poi bisogna mettere
addirittura io leggevo una nota di Magorno che diceva dal giorno 5 vedremo, ci sono molte persone che dal giorno 5 in poi devono andare via. Io mi auguro che dal giorno 5 in poi lui si presenti dimissionario, anche lui. Perché lui è sicuramente eletto senatore, quindi ha la portona assicurata per altri 5 anni, quindi che ma faccia il senatore e lasci poi la Calabria rinascere, perché l'hanno più in basso da dove è stata portata. Cioè, immaginate che sotto la sua guida il PD ha perso tutte le competizioni delle grandi città, partendo da Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, quindi tutte le insomma, grandi dove città, ha messo mano non è andato bene. Quindi abbiamo perso ovunque. Solitamente la squadra che vinceva non si cambiava, invece qui no, noi abbiamo fatto l'inverso. Per quanto riguarda i problemi in città, io Luigi ho contatti con tanti sindaci in Italia. Oggi i comuni d'Italia vivono un momento drammatico, non ci sono risorse, e devo dire alla stessa maniera che per quanto ci siano problemi nella città di Cosenza, quando si parla di Cosenza fuori di questa città è una città che viene ammirata da tutti, quindi io non voglio io sono uscito pubblicamente sul ponte di Calatrava, perché sulle grandi opere tu hai detto una grande cosa che io ho apprezzato: sul centro storico non bisogna dividersi. Io sono stato contrario ad alcune uscite del mio partito quando quest'estate ci sono state 3 vittime nel centro storico, e subito si è partiti con la conferenza stampa contro un'amministrazione. Io penso che noi abbiamo amministrato questa città prima di Occhiuto sempre. E il centro storico è in queste condizioni da più di 20 anni. Allora, se noi vogliamo fare politica, dobbiamo farla in maniera seria, partendo da quelli che sono i problemi e risolverli. Non bisogna uscire a tutti i costi sulla stampa e dire i 9, 10, 15, 20 milioni di euro di decreti ingiuntivi. Io penso che quando si è amministratore si deve amministrare la cosa pubblica nell'interesse comunque della comunità. Comunque, da quello che ho capito, che pare quando si è insediato, ormai così ha detto una sera l'assessore Luciano Vigna qui, non è che hanno trovato un comune. Ma io sinceramente devo dire che per quanto riguarda Luciano Vigna, io è una persona che stimo moltissimo. No, l'ha detto lui. È un professionista serio e ha dimostrato di essere un politico capace, perché la situazione, ripeto, di tutti i comuni, ma quella del comune di Cosenza in particolare, non è una situazione rosea da diversi anni, ho avuto l'opportunità di essere assessore in questa città, e i problemi economici ci sono sempre stati, voglio dire, sono fronteggiati. Il comune di Cosenza è un comune, ricordiamo, che ha rischiato il default, ma che non è come tanti altri comuni in dissesto. Quindi dobbiamo, da amministratori, dobbiamo cercare di aiutare la baracca, come si suol dire, e non come dire, creare allora, più problemi. Facciamo un'altra telefonata, mi dico abbiamo un'altra telefonata, che abbiamo in linea, pronto? Pronto, gentilissimo Fabio. Buonasera. Al gentilissimo Marco, buonasera generale, buonasera generale. Ah, conosciuto già dal Toro. Generale, non ci siamo sentiti ieri, generale. Il generale chiama la Marina. Generale, sto dicendo chi sei al nostro amico qua. Generale Panetta di Marina di Gioia. Marina di Gioia. Apro con una bella apertura. Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario di follia. Purtroppo è questo. Io, per carità, con tutto il rispetto del gentilissimo ieri come ospite, non è tutto oro quel che lucida. Ma te lo possiamo dire, io con il mio gruppo, che rammento sempre, Sergente Fortunello, anche oggi ha fatto un'altra battaglia lì a Reggio, nemmeno menzionato dai nostri amministratori regimi. Spero minimamente che le amministrazioni, come dicantano il consigliere Marco, siano diverse a Cosenza, perché qua a Reggio proprio hanno fatto solamente la figura dei cialtroni. E mi rivolgo pure al consigliere Brunetti, promettendo mare e monti, non hanno avuto nemmeno la condizione, una minima promessa, una minima di gratitudine, di vedere veramente quella persona lì che è andata a pulire, da togliere dal degrado, sergente Fortunello, che si vergognino.
In altro poi volevo aggiungere, ancora stiamo aspettando questi contributi degli appelli. Sì, Ancora, mandare il mio messaggio. Achitunga, attenzione, che vengo lì e rompo le corna. Siamo noi, mandi questo messaggio pure al presidente Olivero e alla sua ciurmala. Non ho mai visto nessuno. Io mi ero affidato a questi dipendenti delle nuove istituzioni del PD. Hanno fatto più pietà e schifo. Abbandonato famiglie in maniera continuativa, in totale assenso. Sono disertevoli, ingannevoli. Quando vai anche dalle piccole istituzioni, non so da chi siano amministrati, sono tutti gli stessi. Solo il giorno 27 sono tutti all'appello. E questo qui ve lo posso dire io, perché mi sono sempre messo come generale Panetta, il sergente Fortunelli e l'Emilio Tortorella da parte Italia, tre soggetti solo che formano il GOP, gruppo operativo Panetta, il grido del silenzio. Non ho mai visto un cadavere, un soggetto simile veramente al fianco delle persone, delle difficoltà e sofferenze. Solamente a fare tolti show e passerelle in TV. È ora di finirla. Generale, è ora che vi muovete, è ora che date risposta ai calabresi, a tutte le famiglie in sofferenza, al disagio, alla deriva assoluta. Non è, io sarò il vostro incubo. Addirittura noi al comune di Marina siamo stati commissariati, Marina di Gioiosa. Perché abbiamo avuto un sindaco perché, per carità, lasciamo tutto a desiderare. Adesso abbiamo tre commissari, lo sapete come dicono sindaci, commissari, istituzioni? Non abbiamo tempo perché stiamo lavorando. E cosa ci può essere di più prioritario e più necessario di ascoltare le famiglie calabrese e cittadini in sofferenza e al disagio? Qual è la loro priorità? Dovete stare vicino alla gente e non stare sempre sotto i riflettori da talk show, fotografie e passerelle. E i soldi, come mai ci sono sempre per il superfluo e mancano sempre per le necessità? Ancora stiamo aspettando il reddito REI, da tre mesi famiglie non hanno visto un euro, ci sono famiglie addebitate con 6-7 mesi di affitto, non riescono nemmeno ad andare a comprare mezzo chilo di pane e gli assorbenti per le proprie figlie. Vai generale, vai, almeno ti sfogo, vai generale, io sono contento che... E così Ma no, ma non hai capito che voglio dire, io sono contento... Io per carità che mi deve perdonare quel signore. No, ma tu credi di preoccuparmi. Ma io come combatto... Cioè, generale, sto giustamente buttando un'estera di provocazione... L'ho capito che la tua... Non che platano di vota qua, vota là, dovete votare per la coscienza e per il buon senso. Perché il buon senso non ha bisogno di necessità, né di rosso, né di nero e né di poltrone. Siamo stati un sacco di volte lì a manifestare sotto la regione Calabria a chiedere del presidente Olivero. Oliveri, Oliveri, che la mozzarella. Ci deve vergognare, devo sentire tutta la Calabria. Perché la verità brucia. Presidente, dei cittadini, e se gli altri non parlano, parlo io. Tanto sono andato a Roma a pigliare un altro foglio di via, vestito davanti Montecitorio, dicendo: Faraone Gentiloni, scendi il messaggero di Dio, ha qualcosa a che dire. 10 ore di commissariato premo, solo perché andava a difendere i diritti dei cittadini e i principali articoli penale e costituzionale dovuti al cittadino. Si rileggono la Costituzione, quei gentilissimi signori, solamente belle parole. E che scendono al fianco veramente dei cittadini. Generale, non è altro che un furtivio. Però di dire, fermati, generale, domani. Non c'è nessuno. Ma che state a fare? Muovete! Ho capito, generale, domani l'altra puntata. Allora, l'altra puntata domani, se tu ti sfoghi tutta una volta, poi domani che dici? Aspettiamo, abbiamo già detto tutto. Hanno capito, un presidente. Il problema perché guarda, domani ci diamo la c'è un limite. Domani alle cose negative purtroppo non hanno altro da offrire, solo cose negative giorno per giorno, ti aggiornerò. Bravo, no, ma sei qua, guarda, io questa trasmissione io volevo Ma no, ma basta, generale. Generale, no. Noi.
Domani invita la povera gente. E quando volete venire? Ditemi voi. Ci metteremo d'accordo per telefono. Chiamatemi che io vi sarete a disposizione. Bene, Fortunello. Usa il gente di battipaglia tutti qua. In privato per avere delle Sì. Lascio il tuo numero in privato che poi ti chiamo. Sì, Genova. Grazie. Magari un saluto anche alla tua segretaria che è sempre gentile. È gentile, va bene. Dalla voce e dal comportamento. Avete fatto veramente una trasmissione da dare un minimo di respiro positivo alle famiglie. Segretario, generale. Famiglie calabresi, svegliatevi. Sì, che noi svegliamo, non ti preoccupare, generale. Li svegliamo noi. Dai, lascia il tuo numero alla segretaria, fammi la cortesia, generale. Grazie. Allora, il generale è incavolato nero, lui va lì a Roma, è uno un battagliere, c'è un rigo, c'è un movimento, capito? Ce l'hanno accorto, sì. Però capito, su fitto casa, regione non paga, con il welfare, perché ti ho detto prima, ma su welfare c'è, capito? La gente è arrabbiata nera, Marco, c'è una situazione difficilissima, stanca, capito? Fabio, stanca proprio, non danno risposte, capito? Quello che uno dice, è impossibile. Poi questa trasmissione generale è fatta pure per te, perché vedi, almeno è terapeutica, capito? Un generale lui chiama, si sfoga, almeno è tranquillo, dice, almeno hai parlato con qualcuno, capito? Vero, vero. È questo, perché con chi parli oggi? Non ti risponde nessuno, ormai i giovani parlano da solo, questo cellulare rimane perché stanno e chattano tutto il giorno, se voi vedete queste famiglie ai locali, vi capita di andare in una pizzeria, un ristorante, dappertutto, tu li vedi seduti, tutti quattro, quattro persone, qua c'è un cellulare, stanno lì, ma che mica parlano, non si discute più oggi, capito? È vero Marco, quindi chi ti ascolta oggi? Poi i politici questi non ti ascoltano peggio che peggio, e allora? Vabbè, che vogliamo dire al generale? Stavo dicendo a un generale che vogliamo dire sul fatto del welfare. No, ma quello che diceva lui si ricollega un po' a quello che detto dicevi io a Luigi prima, Cosentini, perché Luigi dice bene quando parla dei problemi diffusi nella città, però gli posso assicurare che girando per la Calabria e per la provincia di Cosenza i problemi sono atavici in tutti, cioè, considerate che i sindaci non riescono più a coprire le buche, non si riescono a riparare le perdite idriche, cioè, siamo in una situazione dove cioè, o si prendono provvedimenti seri, ecco perché è importante che la politica faccia un passo indietro e scenda veramente ai livelli dei cittadini, perché non, la gente è, certo, esausta. Quando dico esausta non è un eufemismo. Allora, c'è un'altra telefonata, non so se dobbiamo dare la linea alla regia per la pausa, dobbiamo dare la linea alla regia. Salutiamo gli amici del... Sì, allora salutiamo, continua il TG su Telemia, noi torniamo sempre, siamo sempre in diretta sul 219, 635, allora diamo la linea alla regia, in diretta il graffiatore, ritorniamo subito dopo questa breve pausa pubblicitaria. Non andate via, restate insieme a noi, anche sulla mia pagina Facebook. Allora, fra poco, linea regia, c'è già una telefonata, va bene, un minuto soltanto, linea alla regia. Ciao! La Radio Televisione Calabrese è lieta di presentare il nuovo programma radiotelevisivo di Fabio d'Ippolito, Il Graffiatore. Il Graffiatore. Siete tutti invitati a partecipare.